Con un applauso, vai, in una maniera anche informale, perché grazie, grazie. Quello che presentiamo stasera in realtà è un romanzo che ha anche dei temi molto intensi. Vogliamo entrarci in maniera informale. Allora, ci sediamo, come si fa, nei salotti. C'è una sedia che... nel mezzo. Questa è fatta apposta da appoggiare il libro, mentre sì, i salotti però non hanno questo plus, cioè quello che abbiamo... dobbiamo stare per forza distante. Esatto, è sociale questo distanziamento, ma è giusto che sia così, diciamo, i salotti non hanno questo valore aggiunto che è quello che abbiamo alle spalle, per fortuna. Mentre parliamo un attimo, insomma, l'avete sentito, Giovanna De Crescenzo, volto del TG, inviata di Michele Cucuzza, che è una categoria purtroppo che è entrata nel mirino per molto tempo dalle imitazioni della Cortellesi, ma in realtà questo tipo di inviata è molto diverso da quello, perché storicamente Giovanna De Crescenzo è stata un'inviata che ha portato le grandi emozioni forti di chi ha saputo vincere la sofferenza rompendo il silenzio, e quindi è arrivata a denunciare una cosa difficile, perché in questo intensissimo romanzo A un passo da te ci sono temi fortissimi, fra i quali quello della violenza sulle donne. Ora, una cosa che si evince fortemente è che è giusto che sia un uomo a parlare con Giovanna De Crescenzo di questo, perché bisogna parlare agli uomini della violenza sulle donne, bisogna avere il coraggio di fare educazione sentimentale, di capire che non esiste un concetto di proprietà, di capire che i sentimenti possono cambiare, di capire che il viaggio di una donna come quello che è all'interno di A un passo da te è raccontato, perché è il viaggio di tante donne che hanno vissuto questa cosa, e Giovanna De Crescenzo nella sua carriera è riuscita a portarle all'attenzione. Allora, mi taccio perché ti lascio la parola, ma dico che non è facile presentare un romanzo senza spoilerare. Noi lo faremo cercando di far trasparire, esatto, trasparire le emozioni e i vissuti che ci sono qui dentro. Giovanna De Crescenzo. Allora Mauro, una bellissima presentazione che hai fatto, complimenti. E niente, allora praticamente sì, questo libro che è stato definito romanzo di formazione, come dicevi tu Mauro, affronto diverse tematiche, dalla violenza sulle donne, mobbing, razzismo, volontariato, empatia, profughi, emigrazione. Il tutto legato da un filo conduttore, da questa ragazza che gira l'Italia, fa la cerca storie per conto di una casa editrice, e quindi la mandano in giro per la penisola a parlare con la gente, a incontrare la gente. Lei in questo viaggio ogni capitolo incontrerà una persona diversa, e grazie a queste persone che poi sono è la gente, no? Quella che ti dà emozioni. Io stessa quando lavoro, quando mi trovo, la cosa che mi piace di più è proprio stare a contatto con le persone, ascoltarle, guardarle, e molte volte ti raccontano tanto dallo sguardo, iniziano dallo sguardo a raccontarti, che già capisci tutto. E quindi questa ragazza fa questo, viaggia, e in modo particolare lo scoprirete leggendo, con un mezzo di trasporto particolare, e niente, si interfaccia con donne, uomini, e in questo libro ho l'opportunità, grazie a questi incontri, di parlare di uomini e parlare di donne, le diverse sfaccettature di tutti e due i sessi. Ci sono uomini superficiali, ma uomini anche molto profondi, idem le donne, donne a volte purtroppo superficiali e donne che hanno sofferto, che si fanno da sole, che aiutano altre donne, cosa impensabile quasi, no? Perché non, difficilmente accade. Dice che non c'è uno spirito di corpo, di genere, ecco. No, cioè non c'è... di solito no. Succede a volte, però è bello quando poi si riesce invece a diffondere, nel senso a vincere quella cortina, no? E quando le donne che hanno subito certe cose riescono, e a magari anche a fare spirito, perché è strano, ma a volte si rischia di diventare complici del proprio carnefice, ma questo non è per colpa di una scelta, perché quello che c'è intorno pressa molto, responsabilità nei confronti dei figli, che a volte si cerca di tenere così al sicuro in modo da non far sapere quello che accade fra le mura di casa, ma come può anche succedere invece in un viaggio vero e proprio, come questo romanzo. Ora, i temi sono forti, fortissimi, però sono vissuti da una persona che chiaramente è in crescita, che ha dei progetti, però in realtà il percorso, il viaggio la porta ad altre parti. Come, non vorrei citare delle cose troppo scontate, però obiettivamente a volte non è proprio la meta quella che importa, ma quella che importa proprio è il viaggio, ovunque ti porti. In questo caso il viaggio inizia, e io posso dire una cosa della tua categoria, no, anche senza spoilerare, giuro, però... Mi raccomando, sono, non brutta. Non brutta, no, ma ci sono degli aspiranti scrittori, ci sono anche degli aspiranti ghostwriter. Allora, il ghostwriter è una figura che io ho sempre trovato molto affascinante, possiamo dire che in questo romanzo è centrale, anche se è un obiettivo, poi il viaggio porta da altre parti, ecco. Quindi pensate
come saremmo noi se potessimo scrivere quello che vogliamo senza usare una nostra firma. È un po' quello che è in negativo, è quello che fanno i social, no? Sui social uno sa alzare la voce, poi di persona invece è molto più moderato. E immaginiamo un ghostwriter che ha questa possibilità e poi alla fine, cercando di raggiungerla, trova invece un percorso che porta ad altre parti, porta a sfiorare anche temi, dicevamo, come quello del razzismo. Ora, il razzismo non è solo la mancata inclusione, non è solo la propaganda, se ne sente tanta, no? Quello urlato. Il razzismo più pericoloso forse è quello che viene così sospirato, sono quelle piccole considerazioni che in un attimo ti fanno gelare il sangue, ma è anche sottinteso, più volte è sottinteso, succede nei piccoli paesi, più sottinteso a volte, no? Sì. Come viene fuori questo tipo di razzismo? Perché c'è un modo in cui tu lo racconti nel romanzo, ma... assolutamente. Io mi riaggancerei adesso, e è strettamente collegato, se ci pensi, la violenza sulle donne, ne stavamo parlando poco fa. La più alta percentuale di carnefici sono italiani, parliamo del 70% sono italiani, l'80% sono italiane. Però le vittime. Nei TG, quindi, adesso nei TG, spesso, era questo, se che non è italiano viene sottovalutato. Era questo che ti volevo sottolineare. Sì, viene sottolineato, quindi noi siamo portati a pensare che il tasso più alto di carnefici sono stranieri, invece no, sono italiani. Quindi è facile puntare il dito contro chi è straniero, eccetera. Italiani, ma... e hanno anche le chiavi di casa, non dimentichiamolo, hanno anche le chiavi di casa. Non dimentichiamo l'ultimo caso accaduto a Cerignola, questa povera donna che è stata uccisa davanti ai suoi figli. Roba di questa settimana scorsa. Quindi insomma, è chiaro che non è un confronto fra italiani e non italiani e così via, però è un modo di far capire come i temi della propaganda del razzismo in realtà non hanno modo di esistere in una società che sarebbe probabilmente nell'arco di pochi decenni finita senza l'integrazione, perché non ci sono politiche sociali per sostenere le generazioni che, insomma, le più grandi, e se non c'è una vera valorizzazione dell'immigrazione, eccetera, ma vera, in modo che siano rispettati i diritti degli italiani come dei loro, ecco, allora noi probabilmente non potremo andare avanti, saremo in una società che non può autorigenerarsi. Ora, perché abbiamo parlato di una generazione dei grandi? Ecco, perché anche questo è un tema molto forte toccato in questo libro, in questo viaggio, ed è forte soprattutto alla luce di quello che è accaduto in questo periodo. In questo periodo, purtroppo tardi, abbiamo apprezzato una generazione che ha rischiato quasi di scomparire, una generazione che ci doveva insegnare delle cose che non sappiamo fare più, una generazione che non manda a monte un legame matrimoniale con uno starnuto, ma allo stesso tempo perché i cocci si ricompongono, ma non è sempre che non debba essere sempre così, ecco, perché chiaramente la libertà delle donne di cambiare idea, quella deve esserci, però una generazione che aveva una scala valoriale che forse oggi muore sui post dei social o di Instagram, quindi quella generazione qualcosa ce l'ha insegnata, dei valori ce li ha trasmessi, molti li abbiamo barattati, ma l'abbiamo vista con l'emergenza Covid purtroppo assottigliarsi, abbiamo rischiato di, in parti del nostro paese, per fortuna, per nostra fortuna, per sfortuna loro, con la massima solidarietà, lontani da qui, e abbiamo imparato ad apprezzarla, ecco, ci si è spezzato il cuore. Allora, questa generazione è toccata in questo viaggio, ma perché in questo viaggio riesce a darci quell'insegnamento che oggi ci dà e che noi a volte rischiamo di non vedere. Sì, perché l'anziano di solito è visto come un peso, no? E l'anziano uguale, lo dico in maniera proprio terra-terra, proprietà da ereditare. Più delle volte viene visto così, in questa maniera. Quindi l'anziano uguale beni materiali. Però ci sono dei beni che sono immateriali, che non hanno veramente prezzo. E lo tratto in questo libro perché a un certo punto la protagonista ha a che fare con una donna, una novantenne, che cambierà la vita di questa ragazza con un qualcosa che scoprirete appare senza quasi nessun valore, ma questa cosa cambierà la vita di Nina. Abbiamo dimenticato di dire che la protagonista si chiama Nina.
Sì, è stato un bel viaggio, un bel viaggio. Assolutamente. Allora, ci sono tante emozioni. Ma parlo anche d'amore, non solo di cose tristi. Esattamente, perché si parla anche d'amore, un amore che forse è uno dei più contemporanei che si possa immaginare, perché oggi dobbiamo abituarci all'idea di non vivere un amore per tutta la vita fra le mura di casa, a stretto contatto, solo in caso di pandemia. Altrimenti, invece, l'amore spesso per le carriere, per la formazione, per il completamento del proprio percorso personale, professionale, artistico, in alcuni casi, è costretto ad essere a distanza. La distanza oggi forse conta meno che in passato, e comunque è una lezione che dobbiamo imparare, come gestire questa distanza. Ci troviamo in un periodo storico, Mauro, tu lo sai, che purtroppo viaggia tutto troppo veloce. Le tappe si bruciano velocemente a causa dei social, WhatsApp. Quindi un rapporto d'amore si cotto e mangiato, no? Non c'è la crescita, il diventare complici. Questa cosa ci viene a mancare, ci manca. Le nuove generazioni, ad esempio, non l'hanno mai provata questa sensazione, quindi non sanno neanche di che cosa stiamo parlando. Invece qui, che succede? Che Nina incontra quest'uomo con il quale non si vede, perché, come dicevi tu, a causa del lavoro lui è conosciuto a livello mondiale, quindi sono distanti fisicamente, ma sono sempre in contatto tramite messaggi. Piano piano, ogni sera, si scrivono quando possono, senza bruciare tappe, senza andare di fretta. Quando a un certo punto, dopo mesi che questi si scrivono, lui a un certo punto gli dice: guarda, ho bisogno di sentire, di chiamarti così come ti sento. Appunto. E lei da lì capisce tutto, quella appunto è amore. Ecco, quest'uomo che entra nella vita di Nina in punta di piedi, noi non siamo più abituati a questo. Così come Nina, imbarazzata in quel momento che legge quella appunto, buccetta il telefono, si mette le mani in faccia, dice: oddio, adesso che cosa gli rispondo? Non siamo abituati più neanche a vedere ragazze, donne, purtroppo, che arrossiscono. Non arrossiamo più. Non arrossiamo più. Quindi. Insomma, sono emozioni che ritornano, ma che secondo me in alcune alchimie, forse proprio leggendo, tornano, perché... Io farei leggere proprio a te un passaggio. Noi non siamo organizzati, quindi questa è una sorpresa. Allora io ti lascio guidare e volentieri. Allora, innanzitutto io vorrei iniziare leggendo io il passo della presentazione di Nina. Facciamo conoscere Nina, no? Sì. Il carattere di Nina. A un certo punto lei si presenta al lettore. Ora vi parlo di me. Nina Garrone, single per scelta, 30 anni, bruna, alta, dalle forme snelle, piene e aggraziate. Carattere deciso, intollerante nei confronti della maleducazione, dei disonesti, della boria, dei saccenti, dei leccaculo e degli amanti di questi ultimi. Una lista lunghissima di impieghi, tra i più diversi. Barista, ragazza delle consegne per una pizzeria, addetta alle vendite in una profumeria, responsabile di un grande negozio di abbigliamento chiuso 2 anni dopo dalla mia assunzione. Postina stagionale, insegnante di ripetizione, fino ad arrivare all'agenzia pubblicitaria dove ho lavorato per un paio di anni. Un lavoro che non mi ha mai soddisfatto, ma mi permetteva di essere autonoma, seppur stringendo la cinghia. Poi c'era il giornale per il quale scrivevo da diverso tempo, arrotondavo lo stipendio e soprattutto davo sfogo alla mia unica, vera, grande passione, la scrittura. Mi muovevo in bici per risparmiare, quindi ero sempre di corsa, come la sera in cui ricevetti la telefonata di Carla. Mi fermo qui, perché qui avviene una cosa molto importante, questa telefonata. Cambierà un po' il verso della sua storia, piano piano, dopo qualche settimana, conoscerà Hand, che le ruberà il cuore. Messaggi, dopo mesi, Hand le invia un messaggio che trovi a pagina 163. Ora ti dico una cosa che ti strapperà un sorriso. Per la prima volta, dopo tutti questi anni, ho visto la vera faccia dell'amore. Prima di te, non sono mai riuscito a capire chi fosse la persona con cui stavo. Capire davvero dentro il rapporto, non fuori a osservare. Con te è stato subito diverso.
All'inizio tante cose non le ho capite, ma poi ho saputo aspettare, vivere con te tutto quanto. Ed è bellissimo, sai. Sto imparando ad amare, amandoti. No, no, applauso a chi l'ha scritto, ragazzi. Da venire davvero. È un onore per me avere la tua voce. No, ma che scherzi. La voce di Anne. Bisogna riprendersi un attimo dopo aver letto un messaggio del genere. Ecco, comunque, la prossima volta che mi serve te lo copio, senza dire che stava sul libro, perché questo funziona, ragazzi. Anche questo, no? Insegna che oggi, anche per scrivere un messaggio, un po' di impegno ci vuole. Purtroppo, i tempi, noi siamo nella comunicazione, quindi a volte diamo tante cose per scontate, cioè l'immediatezza, il passare da un livello a un altro come nella vita, come se la vita fosse un videogame a volte, oppure cercare di capire che è importante avere più contatti possibile. Che significa? Che non significa avere più persone possibile che gradiscano, no? Perché i contatti, sono persone che guardano. Oggi è più importante avere 10.000 persone che ti hanno visto piuttosto che 100 che ti hanno detto: ma è bellissimo quello che hai fatto. Quindi quei 10.000 possono averti visto e aver pensato: ma che schifezza. Però l'importante è che abbiano sviluppato un contatto. Il mi piace non è un vero mi piace. Il mi piace un po', devo dire che l'ho visto. Ok, quindi lo spirito critico. Sennò pare brutto. Appunto, sennò pare brutto. Invece, forse è giusto imparare a essere critici, impegnarsi nello scrivere dei messaggi. E questo bellissimo messaggio del protagonista riporta delle cose che in realtà inconsciamente credo che tutti vogliamo vivere, no? Perché non credo che nessuno voglia ripetere un'avventura uguale a un'altra o mandare gli stessi messaggi a persone diverse. Invece forse si aspetta l'occasione per vivere fino in fondo una vita intensa fatta di messaggi come questo, credo. E aggiungerei un'altra cosa: sì, comunicare, ma anche saper ascoltare. Non siamo più abituati ad ascoltare. Mi riallaccio di nuovo al discorso che abbiamo fatto all'inizio per quanto riguarda la violenza. Quando Nina ascolta la confidenza di questa persona, a un certo punto lei si ferma e dice: accidenti, ci ho parlato quasi tutti i giorni con questa persona, ma non sono mai riuscita a capire che dietro questi occhi c'era una sofferenza, una tragedia così grande. E quindi si sente frustrata. Quanti di noi a casa corriamo, non abbiamo mai tempo, non riusciamo neanche molte volte ad ascoltare i problemi dei nostri stessi figli. Magari poi capita qualcosa e dice: ma non me ne ero accorta. E lì ti assale una frustrazione pazzesca, perché non sei stato in grado di ascoltare o non ne hai avuto voglia. Assolutamente. Beh, insomma, questo è un viaggio fatto di momenti intensi, però è un viaggio interessante, è un viaggio fatto di energia anche. Allora, io non so se si può spiegare fino a questo punto, ma Nina, io all'autrice di solito chiedere, infatti, quanto di Nina c'è in chi l'ha scritta? Non è un autobiografico, diciamolo, no, assolutamente. Però, oppure quanto di quello che ha imparato nella sua vita, nella sua carriera, nella sua professione c'è in Nina? Guarda, assomiglia un pochino a me. Tra l'altro è stato facile descriverla, perché infatti l'ho descritta bruna, alta, insomma gli ho dato anche alcune grazie in più, voglio dire. Sì, nei suoi scatti, nel momento in cui si trova davanti alla superficialità, in quello sì, mi assomiglia molto. Anche come me non sopporta i Lecca Popò e gli amanti di questi ultimi, in questo senso ci assomigliamo un po'. È importante essere, questo te lo chiedo proprio, essere diplomatici durante il proprio viaggio, oppure è importante sempre buttare il cuore oltre l'ostacolo per difendere magari i diritti degli altri, per affermare la propria libertà, per insomma. Sì, sono d'accordo. No, perché nella vita il compromesso purtroppo a volte è dietro l'angolo. Però non sempre bisogna scendere a compromessi, cioè deve essere nel rispetto della nostra dignità innanzitutto, nel rispetto di quello che siamo, di come siamo, quindi compromesso sì, ma fino a un certo punto. Te lo chiedo perché nel libro c'è un aspetto ancora fra le tematiche intense e dure che vengono trattate, ed è quello del mobbing. Il mobbing è verticale e orizzontale, cioè te lo può fare un tuo collega pari grado, te lo può fare il tuo capo, insomma, anche il mobbing
a volte insinuante, sottile, ti fa capire che non andrai da nessuna parte se non sei carina. E come sì, una violenza psicologica continua che arriva ad annientarti, no? Un lavoro continuo, passo dopo passo, giorno dopo giorno. E il mobbing è questo, ti distrugge. E anche in questo caso i più vulnerabili siamo proprio noi, le donne. C'è un modo di pensare abbastanza comune, purtroppo, che fa credere che se qualcuno ti fa mobbing o ti insidia sul posto di lavoro è perché un po' qualcosa gliel'hai fatta credere. C'è un modo quindi di scardinare questa... Ma guarda, sì, di solito questo viene pensato, almeno da quello che mi hanno raccontato i tanti che ho avuto modo di ascoltare e dar voce, questo sì, viene colpevolizzata la donna. L'uomo invece mobbizzato è mobbizzato perché è incapace. Quindi, tra l'altro la donna è mobbizzata più facilmente dopo una gravidanza, perché diventa un peso, quindi viene trattata come una nullità. Liberiamocene il prima possibile, perché è da rogne, questa chiederà permessi, è un peso, diventa un peso, quindi è una catena che non si riesce a spezzare piuttosto. E teniamo presente che le percentuali di denuncia sono bassissime. È allucinante vedere la percentuale di denuncia, perché il sommerso è tantissimo, c'è gente che soffre, finisce anche in analisi. E c'è in tutto questo la creazione e la nascita di un personaggio dalla tua penna, quindi ci sono diversi personaggi, abbiamo citato il protagonista, ma c'è quel momento in un romanzo come questo, che quindi è un vero e proprio viaggio, che poi ha un senso molto ben definito, quindi noi, l'ho detto, non spoileriamo perché dovrete poi leggerlo, un passo da te, per capire il senso forte e anche concreto, oltre che alto, del viaggio che c'è. Ma dicevo, il personaggio, mentre lo scrivi, prende una sua forma, diventa qualcuno. C'è un momento in cui il personaggio ti supera e ha qualcosa da insegnarti, cioè nel momento in cui lo scrivi, sì, però ti rendi conto, perché tu metti insieme tante cose che hai vissuto nella tua vita, che hai conosciuto, che hai approfondito. Com'è questa cosa? Non il personaggio, i personaggi. Ti confido una cosa, detto tra noi, no? Per non far sentire... A un certo punto, mentre stavo scrivendo, io ho pianto con Nina, ho gioito con Nina, pensate che a un certo punto vado di là in cameretta da mio figlio, ero con gli occhi gonfi, rossi, e lo chiamo, dico guarda che è arrivata una telefonata, è per te. Mio figlio si diceva, mamma che cosa è successo? No, è successa questa cosa nel libro, io che continuo... Sì, ho vissuto quasi in prima persona quello che accadeva alla protagonista e a tutti gli altri, perché, diciamo la verità, c'è un po' di me in tutti i protagonisti, anche nei personaggi maschili, quindi è stato bello per questo. E, mi sono perso, ho perso il filo, la domanda... No, la domanda era se quindi a un certo punto i personaggi ti insegnano qualcosa, perché prendendo la loro forma ti fanno addirittura commuovere, dicevi. Ti insegnano tanto che poi alla fine non è che ti insegnano, ti tirano fuori quello che c'è dentro di te, che magari avevi messo così a riposo, a tacere, e quindi ti aiutano, scrivere ti aiuta a tirar fuori te stesso. Senti, quello che accade nel viaggio, perché la vita è fatta di imprevisti anche, no? Quindi accadono delle cose che tu non ti aspetti, hai dei progetti. Tante, a Nina ne capitano tante. E poi la vita a volte anche te la capovolgono, a un certo punto la vita probabilmente. Allora, il modo di gestire il cambiamento totale della propria vita, anche perché di fronte a un cambiamento tu... Spesso anche un po' di voce in capitolo ce l'hai, cioè di fronte all'evento puoi decidere come reagire. Allora, il modo di reagire al cambiamento, me che c'è nel libro, è un modo che insegna qualcosa che ti appartiene, oppure è qualcosa che vale da insegnamento per chi lo legge? Vale da insegnamento e sprona, perché non tutto è perduto, mai. E, ecco, però così spoiler. Lo so, io purtroppo. No, così mi fai spoilerare. Allora, così decidi cosa tu dire. Mi fai gli sgambetti. Sì, un po', sì. Tu mi fai gli sgambetti, quindi non voglio spoilerare. E, diciamo soltanto che tutte vorremmo sentirci Nina. Ah. O meglio, in fondo c'è una Nina in tutte noi. E quando lo leggerete capirete perché vi sentirete Nina. Perché lei affronta la vita così, la aggredisce, ma non in senso aggressivo del termine, si adatta,
si adatta, non chiede niente a nessuno, fa leva sulle sue forze, e questa è la cosa bella. Ecco perché noi tutte vorremmo essere così, anche nello stesso rapporto d'amore. Lei è totalmente indipendente, questi due si amano ma viaggiano su due linee parallele, non si scontrano mai, nessuno dei due invade la vita dell'altro, quindi c'è questa questo senso di libertà, no? Che è comunque gestito in maniera positiva, in maniera comunque matura. Anche a una certa età è difficile avere un rapporto maturo, cioè oggi noi abbiamo delle frasi ridondanti nei rapporti. Una è: ah, mi è mancato di rispetto, perché magari hai mandato un messaggino che si concludeva con un bacino a qualcuno che è solo un amico, no? Per dire. Invece qui abbiamo un profondo rispetto degli spazi degli altri, quindi la fiducia probabilmente è la base di questo, ma anche la voglia. Ora c'è una bruttissima citazione che dice: la coppia felice è quella che si vede il meno possibile, però in realtà in questo caso i protagonisti si vedono poco, ma hanno un livello di contatto così forte che è proprio dovuto forse a questo rispetto delle cose che deve fare l'altro. Sai la cosa bella in questa storia qual è? Che i due si completano. È quello che noi tutti cerchiamo, no? Trovare un'altra persona, la nostra esatta metà, quella che ci completa, quella che assomiglia a noi. Esatto. Quindi se tu la cambi, quella metà non ti corrisponde più, non ti completa. Quindi guai al cambiamento. Allora, vediamo un po' se abbiamo... L'autonomia è terminata? O abbiamo... È volato, non devo dire, però grazie veramente a Giovanna De Crescenzo per essere riuscita a spiegare Un passo da te senza aver spoilerato e quindi avendo lasciato il mistero della fortissima... Sottolineo, non è un romanzo romantico, molte volte il titolo può depistare, A un passo da te, ti dà di romantico, A un passo da te, gli ho dato Un passo da te perché si è sempre a un passo da qualcosa, a un passo dall'amore della propria vita, a un passo dalla felicità, a un passo anche dal baratro, ecco perché Un passo da te ha tanti significati, quindi non aspettatevi un romanzo sdolcinato perché non lo è. Bene, grazie a Giovanna De Crescenzo, grazie. Grazie a Mauro.